Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Squadra che vince. Oggi mercoledì 28 settembre parliamo di agricoltura, ma non solo, insomma ci sono diverse emergenze che riguardano questo comparto, diverse urgenze tra l'altro, ma anche delle buone soluzioni e delle belle idee. Per parlare appunto dei temi che riguardano questo comparto, diamo il benvenuto ad Alberto Dettogni, presidente di Confagricoltura Verona. Benvenuto, Buongiorno, presidente. grazie, grazie. Allora, partiamo con ordine. Diamo uno sguardo un po' alla politica, visto che diciamo, partiamo chiaramente da temi che riguardano l'agricoltura, ma prima facciamo una parentesi, un'anteprima politica, visto che siamo freschi di voto, no? Domenica si è votato e guardiamo l'ANSA anche, governo, incontro Salvini Meloni alla Camera. Si parla già di toto ministri, insomma, intanto un suo commento così anche personale su com'è andata questa tornata elettorale. Ma devo dire che c'è una soddisfazione soprattutto per il fatto che finalmente avremo un governo che sarà omogeneo con la volontà popolare, nel senso Certo. che gli ultimi governi sono stati un po' preparati all'interno dei palazzi e poco rispecchiavano quella che era la volontà popolare. Quindi questo sicuramente è un segnale positivo. Di negativo vedo invece un aumento ulteriore del partito del non voto, dell'astensionismo, ormai siamo circa al 36%, e se mi permette una piccola Certo. notazione, soprattutto per quanto riguarda i commenti dei mass media, dei giornalisti vostri, vedo che c'è un raffronto molte volte spesso basato sui dati di sondaggio. Cioè il risultato elettorale è confrontato con il sondaggio preelettorale piuttosto che con il dato precedente. Le faccio due esempi. Il segretario del PD Letta, che sicuramente ne esce con le ossa rotte da questa consultazione elettorale, se noi andiamo a vedere, ha guadagnato qualcosa rispetto alle politiche del 18. Però siccome il sondaggio lo dà oltre il 21, 22, 23, grande, grande sconfitta. Dall'altra parte invece 5 Stelle, grande tenuta, bravissimo il presidente Conte, Partito del Sud, eccetera, è al 15 poco più, partiva da un Dal 30, 34, però certo. siccome i sondaggi lo davano addirittura al 10 sotto 10, grande successo. Quindi ecco, c'è anche da tarare un po' il commento sui dati e cercare di vedere che siano effettivamente fatti tra dati omogenei e che siano reali. Giorgia Meloni potrebbe essere la prima presidente del Consiglio donna di destra. Sarebbe una rivoluzione, in una doppia direzione per il nostro paese e per la storia della Repubblica Italiana. Ma sicuramente, però, il fatto che sia una donna o un uomo, sinceramente, a me interessa poco. A me Sia interessa che sia capace. brava, che sia capace e che riesca a avere un approccio pragmatico, di buonsenso, governativo, tra virgolette, diciamo, proseguire quello che era l'approccio del presidente Draghi, che ha portato dei risultati contestualizzati nel panorama mondiale, europeo, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche geopolitico, che sono stati, direi, alquanto apprezzabili. Mi auguro altrettanto. Chiudiamo questa analisi politica, non possiamo non fare un riferimento alla situazione di difficoltà della Lega, perché questo partito storico per il nostro territorio, c'è un governatore tuttora, Luca Zaia, che fa parte di questo partito, che forse si trova in uno dei periodi più difficili della sua storia recente. Ma sicuramente noi in Veneto, assieme con i nostri vicini lombardi, siamo un po' la roccaforte del partito della Lega Nord, oggi Lega di Lega. Salvini. E certo, non spetta sicuramente a me dare giudizi su cosa debba fare il Certo, segretario della certo. Lega, però io credo che mettendo in fila tutti i risultati elettorali, partendo dalle elezioni comunali di Milano-Roma, seguite poi dalle elezioni del Capo dello Stato, e sappiamo
come Salvini aveva cercato di essere il kingmaker per appunto dare al paese un presidente della Repubblica che non fosse di centro-sinistra ma forse di centrodestra. Le elezioni qui a Verona perdute in maniera rovinosa, con una Lega che doveva avere il 50% del governo della città e che si ritrova con un consigliere di minoranza, adesso ha perso ancora una valanga di voti, milioni di voti, è sceso sotto il 10%. Io credo che all'interno di questo partito sia doverosa una profonda riflessione e vedere anche se non sia il caso di affidare l'immagine di questo partito a persone magari diverse, più fresche, che abbiano avuto meno insuccessi. Però ripeto, certo, ognuno è padrone in casa sua. La stessa riflessione che ha fatto anche Roberto Maroni ieri, che senza troppi giri di parole insomma ha dichiarato che la Lega avrebbe bisogno di un leader diverso, ma queste sono parole di Maroni. Certamente. A proposito di politica, raccolgo una dichiarazione del suo presidente veneto, Lodovico Giustiniani, che dice: dal governo attendiamo interventi concreti per l'agricoltura. Chiaramente un appello che condivide. Quali sono, diciamo, le situazioni più urgenti che vede all'orizzonte? Partiamo dal caro energia, è un problema anche per il settore agricolo? Sì, io ho fatto una dichiarazione ieri ai giornali dove appunto, in linea con il mio presidente regionale e non solo, col presidente nazionale Gian Santi, mettiamo in fila quelli che sono i nostri problemi già noti e sul tavolo ormai da mesi e da anni. Certo. E io partirei sicuramente dal problema energetico che interessa l'agricoltura, ma tutti i cittadini e tutto il mondo produttivo. E quindi non sto qui a dire cosa ci serve. Ci serve l'energia a basso costo, punto. Cerchiamo di trovarla da una parte o dall'altra. Cambiamo eolico, fotovoltaico, nucleare di terza, quarta, quinta generazione, quello che sarà, ma dobbiamo arrivare a trovare fonti energetiche che ci permettano di produrre con dei costi accettabili. L'altro problema invece, secondo me, che ultimamente è stato un po' dimenticato, quantomeno non è più alla ribalta come qualche mese fa, è il problema idrico, il problema della siccità, il problema climatico. Adesso è piovuto, pioverà ancora, eccetera, ma siamo ancora abbondantemente deficitari di acqua, perché tutta l'acqua che ci è mancata quest'estate, primavera, l'inverno scorso, eccetera, non è certo questo po' di acqua che viene in maniera estremamente, certo, disordinata, perché abbiamo visto i danni colossali che sta facendo, che ha fatto nelle Marche o in altre zone d'Italia. Quindi avremo bisogno di precipitazioni che siano distribuite in maniera più regolare. Ma purtroppo al tempo non possiamo comandare, come si dice in campagna. Quello che possiamo fare è prevedere tutta una serie di interventi che siano pubblici o parzialmente pubblici, sovvenzionati con privati, con consorzi di bonifica, eccetera, che ci permetta di mantenere e di conservare l'acqua che scende. Oggi il Veneto ha una capacità di trattenuta dell'acqua del 5%. Cioè il 95% se ne va indisturbato al mare. Abbiamo, credo, il dovere, perché questa situazione che abbiamo avuto quest'anno, mi auguro veramente di cuore di sbagliarmi, ma si ripeterà anche prossimi anni, magari meno, mi auguro non di più, ma comunque avremo problemi con l'acqua nei prossimi anni. Quindi sicuramente dobbiamo intervenire dal punto di vista idrogeologico, non solo per avere l'acqua, ma anche per difenderci dai disastri di quando abbiamo troppa acqua concentrata in piccoli periodi, e poi dobbiamo cercare di risolvere quelle che sono un po' le storture dei mercati nazionali, internazionali, e tutta quella serie di problemi, non ultimo il reperimento di manodopera, certo, di manodopera che sia anche qualificata, che ci permetta di affrontare il processo produttivo anche in campagna con una certa serenità e con la possibilità di programmarlo in maniera corretta. So che qualche giorno fa c'è stato anche un incontro tra tutti i presidenti del Veneto proprio per l'emergenza anche caro energia, quindi sicuramente siete sul pezzo per quanto riguarda questa emergenza. Perdoni la banalità della domanda, ma ha fatto riferimento a un'immagine che, cioè questa acqua, che di acqua dolce chiaramente, va nel mare,
Sarebbe ipotizzabile o è utopistico, Mari, pensare di creare degli invasi, creare delle riserve e quindi incanalare l'acqua dei fiumi, per esempio, in buona parte, in riserve? È già stato pensato, se ne parla da anni, è un'idea che... Non è assolutamente utopistico, è quello che bisogna fare, cioè dobbiamo creare degli invasi che siano extra gli alvei dei fiumi, quindi che possono essere usati e per casse di espansione quando abbiamo troppa acqua e per raccogliere l'acqua quando non ne abbiamo, non c'è. Ma anche cercare di fare degli sbarramenti lungo l'alveo del fiume per trattenere, per tenere il livello più alto, perché pensiamo fiumi che sono lunghi qualche centinaio di chilometri, basta uno sbarramento di un metro e vediamo quanti milioni di metri cubi che possono essere stoccati con spesa molto bassa all'interno. Non si è fatto finora perché probabilmente non c'era neanche una consapevolezza di un'emergenza. Sì, poi sa, ci sono sempre delle contrarietà di tipo ideologico, e l'ambiente non va alterato, non va toccato, eccetera, eccetera. Però insomma l'acqua ci serve, abbiamo bisogno di acqua. Non solo acqua, c'è bisogno anche di altro. Ha letto di questa contaminazione, parliamo di prodotti, Wulfsar contaminati, allarme listeriosi in diverse regioni. Il Ministero dice attenzione alta sulla contaminazione degli alimenti, dal 2020 a oggi 3 morti, 66 casi identificati. Numeri ancora molto molto limitati per aprire, diciamo, uno scenario di emergenza. Però anche qui, insomma, l'aspetto sanitario che riguarda gli alimenti e non solo sta diventando anche in qualche modo una condizione anche per il vostro lavoro, non so. Ma è la sfida che ci attende nei prossimi anni, e cioè garantire alimenti in quantità sufficienti ma che siano assolutamente garantiti dal punto di vista della salubrità e della sanità. Questa è una sfida che ci attende, perché come ha detto lei adesso, basta poco per inquinare alimenti di qualsiasi tipo, dai vegetali alle proteine animali, eccetera. Quindi è uno dei nostri focus la salubrità dei prodotti che mettiamo sul mercato e che vengono esibiti ai consumatori. Un'altra emergenza di cui si sta parlando è l'allerta sull'influenza aviaria. Qualche giorno fa, proprio sul nostro Daily, anzi ieri esattamente, abbiamo pubblicato questo articolo. La ULS Nove Scaligera lancia l'allerta influenza aviaria. Il focolaio è individuato il 22 settembre in provincia di Treviso in un allevamento all'aperto. Insomma, non ce la togliamo più questa aviaria. Veniamo da una grossissima pandemia che è stata questa primavera, trascinata fino all'estate, e pensavamo di esserne ormai usciti. Abbiamo ancora parecchi allevamenti che sono vuoti, che non hanno ancora avuto il riaccasamento con i pulcini, e molti dei ristori dal punto di vista economico non sono ancora stati erogati, cioè siamo ancora in piena prima pandemia, nel senso che non abbiamo più i focolai di quella, ma stiamo vivendo in maniera drammatica dal punto di vista economico le conseguenze di questa. Che adesso ci sia un ulteriore focolaio, questo veramente ci lascia un po' stupefatti, e qui devo fare un appunto, perché il servizio veterinario deve essere molto più efficiente, nel senso che dobbiamo prevenire e ai minimi accenni di questo tipo di infezione bisogna agire con una tempestività assoluta, chiudere e eliminare gli animali, fare la zona di protezione. E ancora qualche mese fa sembrava che potessimo risolvere il problema col vaccino che già negli Stati Uniti stanno utilizzando, ma al momento qua da noi non c'è ancora nessuna novità dal punto di vista concreto, se non punto di vista teorico, ma concretamente siamo ancora in balia degli eventi e di questi episodi. La vostra attività non è solo agricola, ci sono anche gli agriturismi collegati, e una legge regionale recente, insomma, ha soddisfatto Confagricoltura, una legge che sembra essere equilibrata, quindi Agriturist Veneto, insomma, ha applaudito a questo sforzo della Regione Veneto per insomma, essere a sostegno, a fianco degli agriturismi che rappresentano un avamposto importante anche per, diciamo, diffondere i vostri prodotti, no? Assolutamente sì, è stata pubblicata sul BUR stamattina o ieri, proprio non ricordo, ma comunque recentissima è stata pubblicata, quindi legge
operativa. Questa è una legge che deriva dalla legge che io ho fatto nel 98, la prima legge sull'agriturismo in Regione Veneto. Poi ovviamente dal 98 a oggi aveva bisogno di un refresh, di un restyling, e adesso siamo arrivati a questa legge che, diciamo, permette una operatività migliore. Sono stati aumentati i posti di ricettività dal punto di vista del dormire, e è stato abbassato di un po' anche la soglia dell'autoproduzione dal 65 al 50%, poi è stata fatta, certo, qualche altra piccola variazione sempre sui prodotti e sulla possibilità di fare servizi anche fuori dall'azienda, insomma, ecco, molto limitato. Certo che sicuramente per noi è un'attività complementare assolutamente interessante, importante, soprattutto in aree vocate. Parlo del Trevigiano, parlo della zona collinare nostra di Verona, eccetera, qualcosina c'è anche giù nella pianura, però insomma, ovviamente l'agriturismo funziona bene dove anche il paesaggio è confacente e stimolante nei confronti di questa attività. Certo che, come nel 98, anche adesso il mio collega con cui ho parlato, che ha messo a punto la legge, esiste sempre una grande conflittualità con il settore alberghiero, con il settore della ristorazione, che ovviamente vede l'agriturismo come una concorrenza sleale, tra virgolette. Ma di sleale non c'è niente se tutto viene fatto in maniera corretta, certo, e a norma di legge. C'è spazio per l'uno e per l'altro. Certo che se poi ci sono i furbi, questi non dipendono sicuramente dalla legge, ma dalla mancanza di controlli o da scarsa sensibilità di qualche operatore. Siamo nel mese di settembre, ancora per qualche giorno, sta per finire, ci avviciniamo ad ottobre, però a inizio di questo mese è partita anche la vendemmia. Sì. Che sensazioni ha, Presidente, di questa annata? Allora, da quello che mi dicono i miei presidenti dei consorzi di tutela, dal Bardolino al Custoza, al Policella e altri, mi dicono che non sta andando male, nel senso che la qualità è buona e c'è stato un buon recupero anche dal punto di vista quantitativo, non eccezionale, ma comunque rispetto a quelle che erano le previsioni di inizio metà estate, quando eravamo qua che boccheggiavamo con un caldo strepitoso senza acqua, diciamo che c'è stato un buon recupero. I prezzi sono, mi pare, abbastanza soddisfacenti, ovviamente anche qua diversificati, qualche varietà di più di uva, qualche altra meno, eccetera, però diciamo che sta procedendo. C'è stata una grandinata in campagna di raccolta in Valpolicella qualche settimana e mezza fa, ha un po' rovinato dove ha preso, però insomma diciamo che complessivamente la viticoltura veronese e anche veneta, insomma, ne esce bene. C'è anche il ritorno della Fiera di Isola della Scala, insomma, che è tornata. Il riso è un altro prodotto che la fa da padrone nel nostro territorio. Io mi soffermo sui cereali perché il conflitto russo-ucraino ha fatto schizzare i prezzi e probabilmente dietro possiamo tranquillamente parlare però anche di speculazione, perché sembra che i cereali di tutto il mondo provengano dall'Ucraina. Non è così. Che non è così, non è assolutamente. Soprattutto per il grano duro non ne importiamo né dalla Russia né dall'Ucraina, quindi il grano duro arriva dal Canada, da altre zone di produzione. C'è in atto purtroppo un fenomeno speculativo dovuto anche a qualche problemino di produzione in alcune aree che ha portato a un incremento dei prezzi. Per il grano tenero, anche qua, insomma, sì, siamo importatori, ma sono flussi che girano all'interno dell'Europa, qualcosina viene importato sicuramente anche dall'Ucraina e dalla Russia, ma diciamo che il grosso che ci manca è il seme di girasole piuttosto, certo, che mais, eccetera, che sono alimenti, a parte l'olio di girasole, ma il resto è tutti food per bestiame, insomma, per cui diciamo che il grosso è dovuto a speculazioni, a fenomeni finanziari, sui future, eccetera, che portano a queste storture, esattamente come viene per il gas o per la luce, perché è vero che ci sono le difficoltà, ma il grosso ce lo mette a speculazione finanziaria. Insomma, dobbiamo arrivare a una quadra anche dal punto di vista
così normativo, politico. L'Europa vi è vicina? Chiudiamo magari con una riflessione sulla PAC, sulla nuova PAC. Ma l'Europa ci è vicina? Sì, certo, ci è vicinissima per perché vista ormai facciamo quello che decide l'Europa, perché la nostra è una politica agricola derivata da quella dell'Europa. Diciamo che ci è vicina, vorremmo che fosse un po' più di buon senso, che ci fosse un po' più di capacità di essere flessibili, soprattutto in momenti come questo in cui ci sono delle difficoltà oggettive. Sì, è vero che questo anno e anche il prossimo ci daranno la possibilità di coltivare anche il set aside, cioè i terreni che normalmente erano ritirati dalla produzione a fini ambientali, quindi li potremo coltivare. Però ci sono una serie di vincoli che sono di poco buon senso. Per dirle, non potremmo coltivare per 2 anni di seguito la stessa cultura sulla stessa particella. Per carità, capisco sì, che la rotazione agraria, come mi insegnava l'università, va bene, è ottima, eccetera. Però ci sono anche delle contingenze, sia dal punto di vista organizzativo all'interno dell'azienda, dal punto di vista anche economico, perché magari il mercato in quel momento premia di più una cultura piuttosto che un'altra, dove ci vorrebbe anche un po' più di flessibilità da questo punto di vista. E poi, ne abbiamo già parlato, mi ricordo quando sono venuto qua qualche mese fa, i problemi che derivano da un'eccessiva burocratizzazione di questi contributi della PAC e soprattutto l'eccessiva attenzione, eccessiva secondo me, attenzione a quello che è il risvolto sociale ambientale. Cioè, o decidiamo che bisogna produrre di più, meglio, in maniera più salubre, come dicevo prima, con meno pesticidi, con tutto quello che vuole, però o produciamo di più o facciamo i giardini, cioè è questo il bivio. Se dobbiamo fare i giardini facciamo una cosa, se dobbiamo produrre di più ne facciamo un'altra, però dopo ci ritroviamo che succede qualcosa a livello internazionale, ci sono delle crisi, restiamo senza questo, senza stato, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo fare, così com'è impostata produrremo sicuramente di meno. C'è, e chiudiamo davvero, una grande attenzione nei confronti dei prodotti biologici. Rimane, secondo lei, sempre una componente e rimarrà complementare, minoritaria rispetto al resto della produzione? C'è invece anche un trend di crescita dal punto di vista della produzione, secondo il vostro osservatorio? Allora, il trend di crescita c'è, ci sono oggi delle aziende, anche socie nostre di Confagricoltura, parecchie, che lavorano molto bene sul biologico, con determinate produzioni, meno magari con altre perché sono un po' più complesse. Sicuramente è una produzione che va incentivata e che va seguita perché è controllata. È controllata soprattutto. È controllata. È giusto che ci sia. Se mi chiede se dovremmo andare tutti verso il biologico, le rispondo come prima. O vogliamo produrre o vogliamo fare un'altra roba. Se vogliamo produrre, dobbiamo o male rassegnarci all'uso della chimica nelle varie forme dei fertilizzanti, degli agrofarmaci, eccetera, eccetera. E ovviamente ci stiamo molto spingendo adesso sulla genetica, perché non parlo di OGM, parlo di cisgenetica, cioè di genetica all'interno delle stesse cultivar, cioè non facciamo altro che accelerare quello che la natura fa in decenni, cerchiamo di accorciare questa evoluzione che ci sono all'interno delle specie e cerchiamo di portare delle cultivar che siano più resistenti agli insetti, più resistenti alle fitopatie, quindi meno antiparassitari, meno diserbanti. E se possibile, e stiamo già introducendo alcune novità, con dei batteri azoto fissatori, sia per la soia che per il mais che per altre colture, che aiutano la coltura stessa a autoconcimarsi, prende l'azoto praticamente dall'atmosfera e lo fissa. Quindi andremo anche verso una riduzione dei concimi, ma sono processi che hanno bisogno di anni di ricerca e di soldi. Cimice asiatica c'è ancora? Cimice asiatica c'è ancora, sicuramente non è sparita,
quest'anno diciamo che forse ancora un po' presto, ma se ne vede un po' meno. Speriamo che sia rimasta in Asia, dai, nel senso, facciamo una battuta così tanto per sorridere un po'. Certo. Ringraziamo allora Alberto De Togni, presidente di Confagricoltura Verona, per grazie questa bella e ampia chiacchierata su diversi fronti, e noi ci rivedremo sicuramente presto. Grazie a voi. Daily, il quotidiano multimediale gratuito di Verona, da oggi ancora più ricco e coinvolgente. Scopri i nuovi servizi utili della tua città, le pagine dedicate ai nostri cari, lo shopping, il tempo libero. Manda adesso su WhatsApp il tuo nome e cognome al 347 10 58 318. Daily, ogni giorno alle 18 sul tuo cellulare, tablet o PC. Daily, la notizia, ogni giorno, sempre con te. Studio, dopo aver chiacchierato con il presidente di Confagricoltura Verona Alberto De Togni, siamo in collegamento con il presidente giovane di Confagricoltura Veneto, Pier Giovanni Ferrarese. Benvenuto presidente. Grazie per l'invito e un saluto a lei e ai suoi telespettatori. Lei interviene in questa seconda parte della trasmissione Squadra che vince con una duplice veste, quella istituzionale, dicevamo, di presidente giovani di Confagricoltura Veneto e anche con l'azienda di famiglia come responsabile commerciale Italia-Estero di Villa Spinosa. Quindi possiamo sicuramente riprendere alcuni concetti che abbiamo già sviluppato con De Togni, applicandogli però al caso concreto delle imprese che in questo momento hanno a che fare con il caro energia, con diverse problematiche, insomma, che adesso ci dirà. Intanto diamo uno sguardo anche al sito di Villa Spinosa, chiunque insomma voglia trovare un riferimento su questa bella realtà che si trova in Valpolicella, è una realtà completa perché dai vini e vigneti alle degustazioni, agriturismo e ospitalità, matrimoni ed eventi, cultura in cantina, insomma tutto ciò che abbiamo citato prima con De Togni e che raggruppa diciamo le varie attività di Confagricoltura, anche dall'ospitalità alla produzione fino alla consumazione del prodotto. Sappiamo che è tornato da pochissimo, da qualche ora, da un viaggio in Francia. Assolutamente, sono da poco rientrato da una bella 3 giorni in Francia, dove permettetemi con grande orgoglio di dire, con orgoglio di italiano, di dire che per noi produttori di vino riuscire a conquistare anche un paese come quello francese e conquistare quindi un palato che indubbiamente sta cambiando e che vede nei vini della Valpolicella questi rossi dalla grande bevibilità e dalla grande eleganza il favore non solo dei ristoratori ma anche dei clienti finali. Con cui in questi giorni a Lione, a Chambéry e a Chamonix abbiamo avuto modo di confrontarci e degustare. La nostra non è altro che un esempio di azienda, delle molte aziende di Confagricoltura, in cui oltre all'attività agricola tradizionale, negli anni si sono affiancate quelle che sono le cosiddette attività agricole connesse. Quindi prima tra tutte è arrivata accoglienza, l'enoturismo, poi è arrivata l'accoglienza in termini di pernottamento e quindi l'attività agrituristica e negli ultimi anni si è anche affermata quella che è la possibilità di accogliere futuri sposi nazionali ed internazionali, perché la Valpolicella, Verona, è un territorio sempre più scelto da giovani coppie nord-europee, americane, qualvolta anche dalla non proprio vicina Asia, per poter festeggiare il giorno più bello e poter dire di sì. Sono stati veramente molti i temi che assieme al presidente avete snocciolato. Tanti. Direi che il primo tra tutti, quello che mi preme a nome dei giovani di Confagricoltura, ma ancora prima a nome di giovani imprenditore, è proprio quello del caro energia. Abbiamo visto in questi mesi, confrontandosi, e dico non solo tra imprenditori agricoli, perché penso di poter parlare in nome e a nome di chiunque faccia impresa, oltre che dei molti cittadini comuni che si sono visti recapitare bollette che possiamo tranquillamente affermare quadruplicate a fronte di consumi invariati. Un fattore su cui, come prima si accennava, probabilmente oltre che a un monopolio dell'offerta, anche ad una speculazione. Questa è una priorità.
bene a quelle che possono essere misure come il credito d'imposta, bene a misure che mirino a bloccare i prezzi per qualche mese, bene alle misure che permettano il pagamento mensile contro al bimestrale. Bene tamponare il problema, però tamponato il problema occorre non perdere altro tempo e fare quello che non si è fatto negli ultimi anni. Io faccio una battuta da imprenditore. A casa nostra non si lavora mai con monofornitori. Si cerca sempre di avere due, tre fornitori, proprio per non dipendere in situazioni emergenziali da politiche di prezzo. È assurdo, dico da imprenditore ma anche da cittadino, immaginare di vedersi recapitare bollette più care perché il paese con il quale fino all'altro giorno ci si affidava la fornitura del gas oggi diventa un paese ostile. È incredibile che in questi ultimi anni ci siamo affidati probabilmente, adesso, ripeto, lungi da me fare lezioni di acquisto e approvvigionamento di materie prime perché sono un umile contadino, però è assurdo pensare che in questi anni ci si sia appoggiati, diciamo, a un unico fornitore e non si sia in parallelo accentuate quelle che sono misure di approvvigionamento da altri paesi, ma anche da altre fonti. Abbiamo assistito a qualche misura, magari spot, c'è stata la fase del pannello fotovoltaico, la fase delle pale eoliche, che però umilmente definisco, diciamo, semplici inaugurazioni, belle per dedicare qualche prima pagina a qualche testata, ma di sicuro non misure concrete, non misure che abbiano nel tempo, non ci hanno permesso, come vediamo, appunto, di essere un paese indipendente, un paese capace di attingere da diverse fonti. Oggi siamo in ginocchio. Prego. Oggi no, dicevo, mi scusi, siamo in ginocchio e la soluzione qual è? Immaginare a misure che possano nell'arco dei prossimi 7, 8, 10 anni risolvere il problema. Ecco, questo tempo non ce l'abbiamo. Penso alle aziende zootecniche che in questi mesi hanno difficoltà a pagare le bollette della luce dovuti agli importanti investimenti, in termini di macchinari e di costi nella gestione dell'allevamento, ma penso anche alle aziende che come la nostra in questi mesi dovranno andare ad appassire le uve, ma ancora alle aziende dell'ortofrutta che hanno celle frigo che non possono certo spegnere o variare le loro temperature, ancora alle aziende tabacchicole che quest'anno avranno grandi difficoltà ad essiccare il tabacco. Non abbiamo tempo, non c'è più tempo. Si dà come scadenza questo 2030, giustamente ha fatto riferimento a 7-8 anni, non ci sono questi margini purtroppo perché la crisi energetica va risolta subito, tra l'altro ha fatto riferimento a una dipendenza purtroppo dal gas nei confronti della Russia, ma anche dell'energia elettrica dalla vicina Francia che dispone di centrali nucleari come ben sa. E ovviamente quello che è mancato forse è proprio un forte pensiero, una politica strategica energetica dopo aver bocciato in Italia con il referendum dell'87 e poi del 2011 lo stesso nucleare, si pensava che si potesse sempre dipendere da altri. Ora si formerà un nuovo governo, sappiamo che in campagna elettorale il tema energetico è stato preponderante. Speriamo a questo punto che lo sia anche nella pianificazione, diciamo, del nuovo esecutivo. Assolutamente, come ha ben detto lei, noi necessitiamo di una vera e propria rivoluzione energetica. Come dicevamo prima, ci pensavamo l'altro giorno in macchina assieme a un collega produttore finché ci spostavamo da un paese all'altro della Francia. È armonico, uso questo termine, vedere che a fianco a queste mega centrali che in Italia abbiamo demonizzato, esistono zone non coltivabili, e lo dico da agricoltore, zone impetuose, in cui sono stati installati degli impianti fotovoltaici, esistono ancora delle pale nelle zone ventose, cioè si vede un territorio che ha saputo creare una offerta variegata nel poter produrre energia. Un paese da cui oggi dipendiamo è un paese che oggi può permettersi di speculare su questa nostra necessità. Bene alle importanti ed ingenti risorse che il nostro paese potrà ricevere attraverso il PNRR,
ma non sia questa l'occasione per investire solo in fotovoltaico. Ci basti pensare che, parliamo della nostra città in cui viviamo, la nostra Verona, se solo a Verona oggi il 10% dei cittadini si dotasse da oggi a domani di una macchina elettrica, abbiamo ben appreso in questi giorni che noi non avremmo la potenza per ricaricare alla sera queste macchine. Quindi non dobbiamo cadere nella moda del 100% elettrico, ora tutto elettrico. Dobbiamo ragionare da imprenditori, e quindi al prossimo governo aspetterà una politica di pianificazione energetica, una politica in cui gli agricoltori potranno anche in questa occasione esserne parte, esserne protagonisti. A me piace sempre ricordare che il nostro è un settore che durante tutte le emergenze è a fianco dei cittadini e del paese. Durante la pandemia non ci siamo mai fermati un giorno e abbiamo prodotto i cibi che permettevano agli scaffali dei supermercati di essere sempre pieni. Bene, Confagricoltura è a disposizione, è al servizio per partecipare a tavoli in cui pianificare ed immaginare quelle che saranno le formule di produzione energetica del domani. Penso ai molti impianti, Verona sono circa 130 quelli in funzione, di biogas che potrebbero portare non più solo a una produzione energetica, ma ad esempio potrebbero essere convertiti da subito con poche misure di modifica in impianti di produzione di biometano, quindi andando così ad alimentare quelle che sono le fonti di riscaldamento o dell'automazione e quindi dell'automotive, ma anche ad altre misure, quindi il fotovoltaico sui tetti delle nostre, e qui parlo anche di agri fotovoltaico, una misura certo, che da poco ha visto finalmente il suo approdo in Regione Veneto. Quindi ecco, siamo certi che anche gli agricoltori in questa occasione dovranno fare la loro parte e saranno ben felici di fare la loro parte. Però ripeto, è ora di programmare e non di operare né come la protezione civile, cioè intervenendo ad emergenza, dopo, a catastrofe, cosa che contraddistingue comunque il nostro paese, l'abbiamo visto anche nelle ultime vicende. È ora di programmare, è ora di fare un programma che vada almeno a vedere quelli che saranno i prossimi 30 anni e non più i prossimi 2 o 3 anni. Senta, parliamo anche di cose buone, positive, in questa parte finale della puntata. Ovviamente Villa Spinoso si occupa anche di agriturismo e ospitalità, quindi rimaniamo sul tema turismo. È stata una bella stagione e soprattutto, insomma, il trend anche post-Covid ci insegna che il turismo di prossimità, l'enoturismo, il turismo lento, è in crescita e può rappresentare davvero per molte realtà, anche locali, territoriali, una fonte anche di reddito, perché no, chiaramente di business, interessante per i prossimi anni. Guardi, come si suol dire, nella sua domanda c'è la risposta. Il post pandemia ha visto bussare alle nostre porte, dico delle aziende, non solo della nostra, ma delle aziende proprio del veronese, una clientela che probabilmente era mancata o comunque non era mai passata negli anni precedenti, una clientela più nazionale, alla quale poi si è affiancata immediatamente il ritorno e anche la comparsa di una clientela da nuovi paesi. Quest'estate abbiamo avuto modo di accogliere il primo gruppo proveniente dall'India, un gruppo dalla Cina, veramente i paesi più diversi. Comune c'è la voglia di scoprire dove nasce un prodotto, quale il vino, ma parlando poi della provincia, anche l'olio, la frutta. C'è la voglia del consumatore di venire a vedere da vicino appunto dove nasce il prodotto, come nasce, voglia di imparare e di scoprire storie vere. Non ricercano musei con gli effetti pirotecnici, ma ricercano aziende, ricercano famiglie, sono felici quando possono incontrare la proprietà, sono felici quando possono apprendere come nasce quel vino che si ritrovano nel calice. C'è una grande gioia ogni volta che queste persone arrivano, giungono, ed è stata, come lei ha detto, una bella stagione. È sbagliato però usare il passato,
perché la grande novità di quest'anno è che non è una stagione che si vedrà concludere con il mese di settembre. Abbiamo infatti prenotazioni di privati, nazionali ed europei, ma anche di tour operator per tutto il mese di ottobre, per il mese di novembre, e arrivano già, questo lo dico perché attraverso il gestionale con cui gestiamo appunto le prenotazioni, ho avuto modo pochi minuti fa di vedere che abbiamo già le prime richieste per agosto 2023. Quindi un sistema Verona che vince, un sistema Valpolicella che vince, abbiamo tanto, e qui parlo di sistema da fare, dalle infrastrutture, quindi all'efficientamento e al potenziamento di quelli che sono i mezzi per raggiungere la Valpolicella, ma direi la provincia di Verona, perché non dimentichiamoci che molti turisti che arrivano in Valpolicella arrivano anche non in macchina, quindi arrivano in aereo, arrivano in treno, arrivano anche in corriera qualvolta. Quindi è bene potenziare quello che è il nostro aeroporto, quella che è la nostra stazione e quella che è la nostra mobilità su gomma. È bene potenziare la nostra offerta di accoglienza ed è bene collaborare anche sul territorio con tutte quelle che sono le realtà della ristorazione, proprio per offrire un sistema sempre più attrattivo e attraente. Concludo da dove ho iniziato. Torno dalla Francia da poche ore e ho capito una cosa: non abbiamo nulla da invidiare ai francesi. Abbiamo una Valpolicella che è molto, molto, molto più bella di tante zone che ho avuto modo di vedere in questi giorni. E spero che tra i vostri ascoltatori non ci siano i francesi, perché se no non mi vedrò confermati gli ordini raccolti. Però è bene che ogni tanto siamo anche ottimisti, e il bello di viaggiare è proprio questo, capire come il nostro paese non è carente di nulla. Dobbiamo solo aprirci, dobbiamo solo continuare ad essere felici sabato e la domenica di accogliere i turisti quando arrivano nelle nostre case e continuare ad offrire quello che abbiamo sempre fatto. Storie vere e la veronese, che comunque, ripeto, è un qualche cosa che ci contraddistingue e viene sempre molto, molto apprezzata. Sicuramente non si offenderanno se, insomma, ci sono in questo momento dei francesi in linea. C'è sempre un sano, così, una sana competizione tra cugini d'Oltralpe, quindi dai, va bene così. La ringraziamo per essere stato con noi, per averci portato a questa testimonianza diretta di un'impresa della Valpolicella, Villa Spinosa, ma anche il punto di vista dei giovani di Confagricoltura Veneto, in un momento in cui le imprese stesse, le associazioni di categoria si interrogano sul momento non facile, per i motivi che abbiamo ricordato in questa puntata, ma è bello chiudere con una punta di ottimismo e con il sorriso, perché è quello che probabilmente ci fa andare avanti e ci fa, insomma, mettere la testa, il pensiero e anche la forza, l'energia su quello che facciamo quotidianamente. Grazie Presidente Ferrarese. E se mi permette, noi la ringraziamo anche per l'importante opportunità che ci date, non solo oggi ma spesso, nel potervi raccontare e nel poter essere eco delle nostre istanze. Quindi un grazie sincero. Grazie allora e alla prossima. E Squadra che vince termina qui. L'appuntamento è per domani. Parleremo di PNRR, di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci saranno ospiti istituzionali importanti. A domani.